A centinaia, gli abitanti di Charlotte nel South Carolina hanno sfidato il coprifuoco imposto dalle autorità dopo l'uccisione dell'afroamericano Kate Scott. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno impiegato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che si erano raccolti in forma del tutto pacifica. Tra gli abitanti del posto resta alta la paura, come emerge da queste testimonianze. Ho un fratello e sento che è mio dovere proteggerlo. D'altra parte lui mi cerca e questo basta a spiegare quello che faccio. Se me lo portassero via, resterei da sola, senza più niente. Cercheremo di lavorare insieme agli altri pastori per convincere la gente a restare nella legalità, come hanno fatto finora. Non dobbiamo rovinare questo risultato. Sono orgoglioso dei giovani di Charlotte che si sono mobilitati in modo molto corretto, senza cedere alla violenza, come i media vorrebbero che accadesse. E spero che tutto continui così. Le proteste erano scoppiate martedì scorso, dopo che un agente di polizia ha ucciso a colpi di arma da fuoco un afroamericano di 43 anni. La vittima si trovava nel parcheggio di un condominio ed era in attesa del figlio all'uscita della scuola.